il fango e scappa. Prendi il fango e scappa, testa di minchia. Ok. Davide dovrebbe... Quando torna? Davide si è impiccato. Come Giuda? Come Giuda? Giuda non è stato impiccato. Giuda si è impiccato, ignorante. Ma non l'ha impiccato, Taddeo. Giuda Taddeo. Devo andare a lavare l'argilla. E a lavare... Chi è la reincarnazione? Davide? Ah. Perché lui è fesso, capì? Essendo fesso. È il Giuda fesso. Ma... Sì? Che c'è? Ma... Sì? Dai, ma... Ok, puoi andare. Ma a fare cosa? Che, dove, che dovrebbe andare a fare? C'ho freddo. Vabbè, ne escono solo stronzate da qua dentro, eh? Faccio freddo. Giallo, vuoi dire un mulo per non sentire più freddo? No. E riditi il cazzo. Con l'elisione. Le zanzare che camminano. Le zanzare d'inverno. Ma vedi che Gianluca vive, Gianlo viene dall'altra parte del mondo. Ma dove cazzo vai con sto freddo? Ma va a morire, vai. Vai, vai. Vaffanculo. Saluta almeno prima di andartene. Ma chi se ne fotte? E vabbè. Aspetta, faccio gli auguri a Cristo, all'Arix Ragomor. Ah, giusto, giusto. Auguri all'Arix Ragomor. Ciao ciao. Cosa c'è che non va? Punto interrogativo. Tabby non è qui, non è una bella notizia. Ho scritto un recce del buff. Evitiamo di dire quello che volevo dire. Arriva un tizio con un sacco da maiale nero. Che cazzo me ne frega? Controllati, dimmi cosa è successo. Maiali, Tabby, che cazzo. Volevano rubarle il ciondolo, ma lei non voleva, perciò l'hanno stuprata. Tabby. Sarebbe la versione di stavo per dire Selina. Sarebbe. Tabby sta bene per adesso, ma poi morirà. Oddio. Poi tira fuori il sacco da maiale dal culo. Chi? Questo tizio. Ya, dammi sto sacco da maiale, va a fare in culo. Dammi sto sacco da maiale. Cioè, già stiamo a un decimo del... No, un quinto del gioco, ti rendi conto? Porca porco cane di merda. Se un virus lo uccido. Chi? Davide l'ammazzo. Perché Davide ti ha mandato un link. Bene. Allora, che andiamocene un attimo a fare in culo, esatto. Diamo l'argilla a quello stronzo. Figlio di una troiazza, suppongo. Ma ti ammazzo o no? Penso di sì. È anche assassina. Dai, dai l'argilla a questa testa di minchia. Wow, argilla, che bella! Sì, se la tromba adesso. Per essere tanto contento non vedo perché dovrebbe. Cosa c'è di bello nell'argilla di merda? E ha già fatto un vaso, l'ha fatto in 10 secondi. Non è che ci vuole un mese, no, in 10 secondi prepara un vaso. Andiamo a dare il vaso a questo che ha bisogno di un vaso. Cosa l'ha fatto il vaso? Forse con la merda di Davide. Probabile, anfora poi. Che bella! Adesso me la dà? Me la dà? Me la dà, hai capito? Me la dà. Cosa? E vedi, me la dà. Lo so, conosco. Conoscete la canzone del coraggio? Mi insegna metà canzone del coraggio, metà incantesimo del coraggio. Solo metà, l'altra metà non è buona insegnarla. No, è un coglione e non la conosce. Cioè, è proprio uno stronzo.
Adesso che andiamo il martello, andiamo a arrostire le banane per darle a quella scimmia di merda. Buttiamo prima il duronio impuro e purifichiamolo. In culo a chi? Non posso dirlo perché ufficialmente io non dico. Porca puttana. Dici solo l'iniziale. Una certa cantante delle canzoni dei Cristina D'Avena. Ora che abbiamo questi due pezzi di merda, ah, facciamo anche le banane visto che siamo qua. Ficchiamo le banane. Banana. Arrostisci ste banane del cazzo. Incluso col cazzo. Sì. Banana arrosto, molto saporita. Io la devo regalare a Davide. Lol. Duronio puro. Duronio, non so cosa cazzo sia. Il duronio. Ma a che punto del gioco stai? Sono alla miniera di carbone, dove è arrivato Black, credo. O è andato anche più avanti. Non lo so, di Tombi 2 stavamo facendo il split con Davide su Clay e United 220. Credo che sia arrivato poco più avanti di me. Poi siccome il mago Umpa 3000 è morto in croce. Wow, è stato crocifisso. Sì, sapere che è debito a farlo. Che? Debito a farlo. Fammi sentire. Ah, chissà perché lo supponevo. Lo supponevo con le supposte. Torniamo un attimo al villaggio iniziale di merda a prendere, a dare il becchime per gli uccelli. Sai, hai presente gli uccelli? Viva gli uccelli! Porco cane di merda. Si dice porco cane di merda.